corso per le bellissime partite, però questa volta. Ma sicuramente è una soddisfazione, perché era da un po' che non giocavo, infatti ho avuto i crampi dopo neanche 20 minuti del secondo tempo. Ho giocato anche a Olbia e ho preso fiducia e quando mi chiamano io ci sono, come al solito. Ecco, la partita di Olbia è questa. No, hai sentito che la questione che stiamo facendo prima. È paradossale che a Olbia, con gente più grande in campo, eccetera, si sia mollato, come invece oggi a un certo punto quasi alla fine si potrà vincere. Ma dimostra il fatto che nella nostra squadra, secondo me, certo ci sono il gruppo dei titolari, però alla fine, quando come oggi c'era emergenza, non si è vista secondo me sta grande emergenza. Anche lo stesso Lombardi era tanto che non giocava, Cala così così, io era tantissimo che non giocava, Maggio centrale, secondo me abbiamo fatto una grande partita, abbiamo retto benissimo e abbiamo rischiato anche di vincerla contro la seconda e terza in classifica. Io ho guardato in mezzo, se si staccava un attaccante indietro ero pronto a darla, anche il mister mi ha detto che non si è staccato nessuno, io ho provato a buttarla in mezzo, potevo tirare, al momento ho deciso per quella decisione. No, vabbè, anche Davide ha fatto una gran partita, perché sembra così, però abbiamo corso tutti e due, io non c'è stato un momento della partita in cui ho detto 2 contro 1, Davide è sempre stato, secondo me abbiamo fatto una gran partita, ripeto, cioè, manca il rammarico di non aver vinto, però se si pareggia in casa con l'Alessandria ci sta, il fatto è perdere 2-0 a Olbia giocando in quel modo, Però senti, questa è un'analisi che forse non tocca fare a te, perché però questi 3 scontri diretti ci si aspettava molto, sono arrivati 2 punti, no? Per una squadra che deve salire sicuramente, se non prendevamo gol all'ultimo minuto con la San Bonifacese erano 4, è così il calcio, è ovvio, i tifosi si aspettano il Como deve salire, 3 scontri diretti, fai 2 punti come l'anno scorso, ma fino all'anno scorso siamo saliti, speriamo bene, è un'altra categoria, però non si molla mai, quello che viene viene. Si è visto il Varese, ha fatto 20 risultati consecutivi. Aspettiamo alla fine. Vincere sarebbe stato ancora. Lo so da te io adesso. Ho saputo del Rodengo con l'Alghero 1-1 che ho sentito. L'Olbia ha pareggiato. Dunque è ancora lì tutto. Ripeto, con l'Alessandria ci sta un pareggio. Sono le prossime che toccano sbagliare. Se si sbaglia alle prossime. Le prossime sono decisive per forza, perché ripeto, con l'Alessandria.